piano nazionale cronicità. Questo è il tema attorno al quale si è articolato il convegno che si è tenuto martedì mattina all'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il documento è stato redatto dal Ministero della Salute in collaborazione con l'azienda Arievasta Sud-Est Toscana e il Dipartimento Cardio-Neurovascolare. Nel piano sono indicati obiettivi, strategie, le azioni e indicatori per monitorarlo. Quindi sarà attivata una cabina di regia come impegno del Ministero della Salute che dovrà monitorare l'attuazione del piano e validare anche le buone pratiche che verranno fuori a livello nazionale in modo da disseminarle anche nelle regioni che hanno ancora bisogno di essere stimolati. Il piano della cronicità nasce dopo il piano della malattia diabetica, perché il primo piano è servito per sperimentarlo su una patologia di grande impatto come il diabete, mentre il secondo piano della cronicità ha voluto riguardare soprattutto il malato cronico con, indipendentemente dalla patologia che ha, accompagnarlo nel suo percorso dal momento della diagnosi attraverso la cura fino anche alla valutazione degli esiti e al suo reinserimento nella vita lavorativa e quotidiana. La cronicità non può essere curata con gli stessi paradigmi del passato. La cronicità oggi è la sfida non solo perché aumenta la sua prevalenza nella popolazione, ma perché abbiamo nuove tecnologie che 3-4 anni fa erano non disponibili, nuovi farmaci, nuovi medical device, nuovi approcci, e ora noi stiamo affrontando anche nuovi modelli di organizzazione per assicurare la presa in carico del malato cronico, fra la prossimità che può garantire il territorio, i medici di famiglia, l'aggregazione funzionale dei medici di famiglia e lo specialista di riferimento, in modo che questo sistema faccia sentire il cittadino al centro dell'attenzione.